Buonasera a tutti. Mi vedi perfettamente o senti? Sì, ti vediamo e sentiamo, sì. Grazie perché io solo mi vedo. A me devo cercare un po' di. Non vedo. Poi meglio. Ok, buon pomeriggio a tutti, buona serata. Anche spero che vi state trovando bene del nostro evento Spagna Virtuale. Oggi volevo parlarvi sulla strategia digitale di Tour Spagna in Italia. Innanzitutto, bisogna dire che Tour Spagna si è focalizzata su una strategia che è basata sulla sicurezza, la digitalizzazione e la ecosostenibilità. Tour Spagna. La pandemia ha accelerato un processo di digitalizzazione in cui eravamo già immersi, una digitalizzazione dell'offerta, in modo che le destinazioni offrano servizi sempre migliori e una digitalizzazione per raggiungere il nuovo consumatore post-Covid e le nuove tendenze del consumo. Spagna applica una strategia digitale in cui il contenuto è il centro di tutte le azioni. Contenuti segmentati, appropriati nel formato più attraente e al momento giusto per il nuovo viaggiatore, così come la digitalizzazione di eventi e servizio per il settore. Da questa introduzione per capire a che punto siamo come ente spagnolo per il turismo e come volevo accennare degli interessanti progetti digitali che nel nostro ufficio spagnolo del turismo è coinvolto, oltre all'iniziativa virtuale, oltre all'attiva serie di webinar Web in Spain. Molto di voi conosce la piattaforma di formazione online Campus Spain e anche la nostra piattaforma di ambasciatore Experiencia Spagna. Vediamo se questo. Come dicevo, volevo presentarvi il nuovo centro multimediale interattivo di Roma, che rappresenta il fiore all'occhiello dell'organizzazione della nostra promozione in Italia. Centro situato in luogo unico, centrale, ricco di storia, nella Piazza de España a Roma, all'interno dell'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, un spazio di 100 metri quadri completamente adattato ai tempi moderni per accostare l'informazione della destinazione spagnola. Stato concepito come un spazio molto versatile dove ci sarà punto di informazione al pubblico con personale informatore a disposizione. Allo stesso tempo, la novità risiede nel consentire la celebrazione di presentazione, workshop e riunione. Auspichiamo che sia un punto di riferimento del nostro marchio e un spazio di incontro per il settore turistico italiano. Sarà dedicato e seduto gratuitamente, previa richiesta ovviamente, a professionisti nel settore per realizzare le loro presentazioni e come area business launch. Questo vogliamo avvicinare la strategia digitale dalla Spagna agli operatori del settore non appena finirà l'attuale contesto di restrizioni causate dal Covid. Lo spazio ruota attorno ad un'app sviluppata ad hoc supportata da un video wall di 6 metri di lunghezza che consentirà agli utenti di poter fare una navigazione digitale nelle destinazioni spagnole. Il tema è basato sulla navigazione cartografica dei punti di interesse della Spagna. La selezione dei punti verrà successivamente elaborata e consegnata all'utente in un programma di viaggio completamente tailor-made, ricevendo all'indirizzo mail un'email fornito un documento PDF con tutto il programma di viaggio. Per concludere e dare la parola al mio collega Francisco Singul, responsabile dell'area culturale Jacobea del Turismo di Galizia, parlerà più in dettaglio del cammino. Volevo sottolineare che per celebrare l'anno santo Jacobeo 2021, il cammino di Santiago sarà il primo prodotto ospitato nello spazio e contenerà con una navigazione dedicata. Sarete benvenuti tutti del nostro nuovo ufficio nella Piazza di Spagna, appena la situazione attuale ci permetterà l'apertura al pubblico.
Prima di finire, vorrei farci vedere la videonotizia dell'agenzia Asca News pubblicata la settimana scorsa sull'apertura del nostro centro multimediale a Roma. Vediamo se posso mettere là. Un nuovo portale web, Spain.info, linee guida per riattivare il settore turistico, ma soprattutto un nuovo spazio digitale nel cuore pulsante di Roma, Piazza di Spagna. 100 metri quadrati dotati delle ultime soluzioni tecnologiche per accostare le informazioni alle destinazioni spagnole con tecnologie touchscreen e risorse multimediali. Il nuovo centro multimediale interattivo è stato concepito dall'ente spagnolo del turismo come uno spazio molto versatile che consentirà la celebrazione di presentazioni, workshop e riunioni dedicato e ceduto gratuitamente, previa richiesta, ai professionisti del settore per realizzare le proprie presentazioni come area business lounge. L'obiettivo è quello di avvicinare la strategia digitale della Spagna agli operatori del settore non appena finirà l'attuale contesto di restrizioni causate dal Covid-19. Lo spazio ruota attorno a un'app sviluppata ad hoc, supportata da un video wall di 6 metri di lunghezza, che consentirà agli utenti di poter fare una navigazione digitale nelle destinazioni spagnole. Il sistema è basato sulla navigazione cartografica dei punti di interesse della Spagna, con la selezione dei punti individuati che verrà successivamente elaborata e consegnata all'utente in un programma di viaggio completamente tailor-made. Il nuovo spazio è il flagship del turismo spagnolo in Italia e l'apertura si inquadra in una strategia basata sulla sicurezza, la digitalizzazione e l'ecosostenibilità nella gestione e promozione delle destinazioni. Miguel Sanz, direttore generale Tour Spagna. Hemos logrado con el nuevo centro multimedia aunar Con questo nuovo centro multimediale abbiamo unito a Roma tradizione, avanguardia e digitalizzazione. È situato in una delle piazze più famose di Roma, in un edificio storico, e lo abbiamo completamente rimodellato per utilizzare le nuove tecnologie per la promozione delle destinazioni spagnole. Spagna, también Italia, Europa en general. Es el mayor destino turístico del mundo. La Spagna, così come l'Europa e ovviamente l'Italia, è al top mondiale come destinazione turistica. Parliamo di brand importanti che, per quanto ci riguarda, stiamo provando a rafforzare sul fronte della gastronomia, della cultura e del patrimonio artistico e naturale, però in modo deciso per quel che riguarda la sicurezza sanitaria in questo momento. Nosotros creo que todos los destinos españoles Tutte le destinazioni spagnole con la nostra azione e quella del settore privato turistico sono impegnate in una costante campagna volta a dimostrare che il viaggiare è un'attività sicura e che si può realizzare in sicurezza proprio quando tutti i componenti della filiera del turismo prendono le decisioni necessarie per la prevenzione dei contagi. Uno dei prodotti che rispecchia queste linee strategiche è il Cammino di Santiago, che prevede la celebrazione dell'anno santo Jacobeo nel 2021 e, in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19, sarà prolungato fino al 2022. Grazie alla collaborazione col Turismo di Galizia, l'app del nuovo spazio di Piazza di Spagna avrà una navigazione dedicata al Cammino di Santiago. Il mercato italiano è il più importante in termini di viaggiatori internazionali del cammino. Ben 8 su 10 pellegrini stranieri che arrivano in Galizia sono italiani, ed ecco perché la celebrazione dell'anno Giacobeo 2021-2022 è il primo prodotto ospitato nello spazio multimediale a Roma. Navacastro. Grazie mille per la vostra assistenza. Vi passo adesso la parola a Francesco Singul. Grazie.